Robot in gara a Roma, sempre più sofisticati e specializzati, sono stati progettati da studenti delle scuole superiori. Roberta Badaloni. Al ritmo di musica il ballo di un robot che può diventare anche partner di una ballerina in carne ed ossa, sincronizzando piroette spaccate. Ballo insieme al robot e si cerca di collegare il lato umano al lato robotico. L'uomo ed il robot che interagiscono, scenari che fino a poco tempo fa si relegavano ad un immaginario del futuro ed invece eccoli, robot sempre più sofisticati che già entro il 2018 entreranno sempre più massicci nelle case, nelle fabbriche, nell'organizzazione del nostro vivere sociale, robot da catastrofi ambientali alla ricerca di dispersi, oppure sottomarini fino a 300 metri di fondale, o ancora robot che giocano a calcio, che assistono gli anziani. È la copia del robot che la NASA mandò qualche anno fa su Marte. Sono creazioni di ragazzi delle scuole superiori presentati alla Round Cup, giunta alla 10ª edizione, dove i migliori saranno poi selezionati per i campionati mondiali di robotica. E quest'anno a debuttare ci sono anche le Olimpiadi che il MIUR ha organizzato con 156 team in gara. L'impegno e la passione, si lavora duro, ci raccontano, sognando di arrivare fin qui ad esporre. In 10 anni cosa è cambiato? Beh, abbiamo notato che c'è una maggiore presenza delle ragazze nei team, questo è molto importante. La particolarità di questo robot è che, anche se sembra normalissimo, è stato costruito a 800 km di distanza usando Skype da me e Leonardo.